Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale. Anche oggi andiamo a parlare di Luminar 4 e di come fare una perfetta conversione in bianco e nero delle vostre fotografie. Per questo tutorial ho selezionato tre fotografie street che avevo scattato qualche tempo fa qui nel mio bel paesello in Lussemburgo, e andremo a vedere appunto, grazie ai vari pannelli di Luminar, come riusciamo a convertire al meglio le foto in bianco e nero. Se poi siete interessati a velocizzare il vostro processo di post-produzione, vi lascio il link all'interno della descrizione del video verso il mio sito internet, dove potrete acquistare ad un prezzo di circa 5 euro, potete acquistare 15 preset, quindi 15 looks per Luminar, che vi renderanno la vita veramente molto più facile. Quindi se siete interessati, come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, di mettere un bel like, qualche commento, e that's it, let's get started. All'interno di Luminar, allora, le tre foto selezionate sono questa in realtà non è molto street, però insomma bella lo stesso, mi piaceva questa foto qui, molto carina, presa dal basso appunto di questo ragazzo che cammina su questo ponte qui in Lussemburgo, e questa sempre lo stesso ragazzo, però appunto con una vista molto più profonda che va verso appunto l'ascensore. Allora iniziamo dalla prima, è questa qua. Allora, la prima cosa che vorrei fare, dato che comunque saranno postate sui social network, allora la prima cosa da fare è fare un taglio adeguato, ok? Quindi il taglio sicuramente di questa qua sarà su un 5 quarti, quindi andiamo sul crop and rotate e l'aspect ratio andrà direttamente sul 5 quarti e andiamo a posizionarlo, vediamo, in una posizione che mi aggrada, ecco qua. Io vorrei prendere appunto tutta la parte del ponte assolutamente, e dell'ascensore si trova appunto proprio sulla base del terzo superiore, e quindi questo già mi piace, quindi la taglierei esattamente in questo modo, ok. Poi una cosa che voglio fare, dato che purtroppo come vedete in questa foto il cielo era completamente bianco perché era una giornata molto nuvolosa e molto molto umida, tra l'altro, che è cosa tra l'altro molto frequente qui in Lussemburgo, allora andrei a fare una cosa simpatichella, che è nel pannello dei creativi andare a metterci un bel cielo, perché il cielo qua non c'è. E quindi andiamo a metterci un bel cielo. Vediamo un po' cosa possiamo metterci e come reagisce Luminar. Già questo qua non è male. Pensiamo che poi comunque questo andrà tutto in bianco e nero, quindi non spaventatevi per il risultato iniziale. Allora, bright blue, andiamo a cercare qualcosa che sia adatto al mood, all'ambiente. Vediamo un po'. Il dramatic qua non è male in realtà, perché appunto la foto questa qua sarà una foto molto drammatica. Allora, dramatic sky 1, questo non è male in realtà, questo non è male, però sempre troppo piatto. Vediamo se riesco a cambiare la posizione delle nuvole. Già così non è male, vediamo. E andiamo a editare la maschera facendo un erase. Andiamo a togliere questa parte qua, perché purtroppo, ecco qua, qua non ci vuole il mio cielo, eccolo qua. Direi che è già un risultato soddisfacente, sì. Ok, ora andiamo prima, come sempre, ad aggiustare in generale la fotografia in modo tale da avere appunto tutti i dettagli che vengono fuori, e poi facciamo la conversione in bianco e nero. Quindi andiamo sul primo pannello e andiamo sulle luci. Le luci qua, la temperatura, direi che utilizzeremo principalmente lo smart contrast per portare appunto più contrasto all'interno della fotografia. Le shadow le porterei leggermente giù e porterei su leggermente le highlight, quindi le alte luci, per avere ancora più contrasto all'interno della fotografia.
In seguito, AI Enhance, qua andiamo boom, proprio andiamo belli belli su, ok, dal 50 e 25 sullo Sky Enhancer. AI Structure, qua la struttura bellissima, qua porterà fuori un sacco di roba. E andiamo sul 40, 50, oh, 60, sì, 60, mamma mia, cosa è venuto fuori da qua, guardate qua per terra, bellissimo. Un sacco di dettagli. Portiamo su il boost, ok. Andiamo poi nel detail enhancer, small details, anche qua li portiamo su. Ecco qua un pochettino, un 20, medium details li porterei a un 10. Ok. Quanto ci abbiamo messo? 3 minuti, 2 minuti? Ok, andiamo a vedere cosa era prima l'immagine e cosa è diventata adesso con un prima e dopo così. Guardate che meraviglia. Allora, prima piattissima e dopo guardate che dettagli che sono venuti fuori da questo mold che c'è per terra, insomma, da queste questo fogliame per terra sopra al ponte, una roba pazzesca. Guardate anche il cielo, ci sta proprio benino, dai, ci sta proprio benino. E comunque il risultato è egregio, direi, eh? Ah, ha azzeccato abbastanza bene. Insomma, la posizione. Sono contento, sono contento. Aumentiamo ancora un po' lo sharpen perché proprio poi è qualcosa di bello potente. Facciamo un leggero denoise, soprattutto sulla, appunto, luminosity denoise. Perfetto. E andiamo a vignettarlo leggermente. Allora, aumentiamo un po' la vignetta, direi almeno, sì, meno 55, perfetto. E il size anche lo portiamo verso meno 30. Ok, vediamo un po' il prima e il dopo della vignettatura. Sì, leggera, però presente, insomma, si vede. Ora andiamo nella parte interessante, che è quella della conversione in bianco e nero. E facciamo un bel convert to black and white. Boop, voilà. E ora andiamo a giocare ancora un po' per vedere cosa riusciamo a portare ancora più fuori da questa foto. Allora, sappiamo che qua abbiamo un bel marroncino, quindi la luminance del marrone, vediamo un po' cosa fa. Ok, io direi la saturazione qua la portiamo un po', la luminance appunto la portiamo un po' più in alto. La saturation, vediamo del red, ecco esatto, era quella lì. Ok, perfetto, quindi torniamo sulla luminance. Yellow, vediamo un po', qua potrei mettere sul nero o schiarirli, direi di schiarire anche questo. I green, qua ci abbiamo quasi niente, lavora principalmente sul cielo, quindi li porterei giù. Questa sarà la stessa cosa, esattamente, lavora sulle nuvole, però per avere un po' più di contrasto direi di lasciarle un po' più chiare. Ok, il blu, ok, il magenta lavora su quasi niente perché non ce n'era quasi. Ah sì, lavora su questa parte qua sinistra, perfetto. Ora andiamo a vedere cosa possiamo aggiungere ancora. Direi un aspetto drammatico qua, direi che portare su, ecco, per esempio a un 40 su questa foto, bam, proprio, puff, guardate che roba, bellissimo, bellissimo, da così a così. Bellissimo, bellissimo, assolutamente da tenere. E vediamo un po' cosa si potrebbe aggiungere. Vediamo local contrast. Ok, adesso i 70. Abbiamo terminato la prima, vediamo un bel prima e un dopo. Mamma mia, ragazzi, che roba! Forse bisogna un po' lavorare qua sulla parte del cielo. Vediamo un attimo, eh. Vediamo creativi, augmented sky, ok, andiamo sulla edit mask, brush e andiamo a levare un altro po' di questo cielo un po' troppo presente. Ok, perfetto, done. Ok, quindi questo è il risultato per la prima. Facciamo più o meno la stessa cosa con la prima foto, questa qua. Il risultato dovrà essere più o meno lo stesso, però invece di partire dall'aggiustamento della fotografia, partiamo direttamente da un bel lux. Uno dei lux che andiamo a utilizzare è quello proprio dei miei preset
che se volete acquistare le trovate sul mio sito internet. Allora, qua nei vari bei preset che ci sono qua, ce n'è uno in particolare che probabilmente direi che con un bel click mi risolve già la situazione, che è il, vediamo un po', il Street Migraine. No, questo forse no, perché c'è troppa grana, però potremmo andare su un effetto vintage, che se ne dite vintage, quindi Street Vintage con un click, ok, vediamo un po' il risultato, non male, però togliamo il film grain da questo, lo togliamo, bellissimo, guarda che risultato in un click, no beh scusate due, perché effettivamente il grain l'ho tolto, quindi è un secondo click, però già perfetto, cioè il risultato era esattamente quello che volevo. Ora mi basta soltanto andare qui in Lens and Geometry, mettere le mie tre belle spunte, come sempre, fare un crop and rotate con un 1 a 1 e prendere il taglio che mi piace di più in realtà di questa foto, che sicuramente non è questo, ma probabilmente quest'altro. Sì, direi di sì. Ecco qua. Taglio perfetto, finito. Cioè, con un click siamo arrivati al risultato finale che è veramente, veramente cool. E tra l'altro l'unica cosa che probabilmente aggiungerei è un po' di vignettatura, giusto perché la vignettatura ci sta sempre bene nelle foto di street e comunque in black and white. Portiamo un po', ecco qua. Voilà, ma che bella, ma che bella. Guardate un prima e dopo, guardate. Che roba, che risultato, prima e dopo. Guardate la profondità che ha preso qua il cielo. Assurdo, attorno alla casa, cioè fantastico, bellissimo, guardate che roba, pazzesca. Ok, e questo fatto. Per quest'ultima foto andrei a utilizzare un altro dei preset per poi andare più avanti e aggiustare qualcos'altro, vediamo un po'. Allora, uno dei preset che preferisco, che avevo creato in passato e che su cui ho lavorato veramente parecchio, era uno di questi, Street Vintage Ultra Soft, che è questo qua, che rende proprio old fashion queste fotografie. Guardate, in un click sono arrivato ad un risultato già eccezionale, come volevo, come già me la immaginavo, ok? Qua andiamo semplicemente a croppare l'immagine sempre in 5 quarti, in modo tale che sia perfetta per Instagram, ok? Andiamo a croppare l'immagine in modo tale da prendere tutta la lunghezza, ok, per andare appunto alla profondità e mettere al centro questo ragazzo che va verso l'ascensore, quindi la croppiamo così, andiamo a aggiustare come sempre questi tre punti che vanno sempre bene, e partendo da questo l'unica cosa da fare probabilmente è mettere anche qua un po' di vignette. Andiamo a vedere le vignette, eccolo qua, amount, ta 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 ta, ok. E sì, farei un po' di detail enhancer, perché effettivamente la rende veramente troppo piattarella questo effetto, large detail, e facciamo un po' di sharpen in più. Quasi quasi la light andrei su un advanced settings e porterei un po' più in alto, vediamo un po' le luci, in modo tale da farla renderla più luminosa a livello proprio appunto delle luci, e porterei i mezzi toni quasi al punto iniziale. Ok, mi piace. Guardiamo un po' anche qua, è un prima e un dopo, una foto quasi, insomma, con niente da dire, insomma, sia una foto così, con questo risultato fantastichevole, super bellissimissimus. Ultimo ritocchino che farei probabilmente è andare a togliere queste due cose che mi disturbano un po' per terra, e quindi andiamo qua nel canvas, utilizziamo l'erase, aspettiamo quei 15 minuti prima che si carica, eccoci qua. Andiamo a spennellare questo, andiamo a togliere questo che non mi piace proprio, questo puntino qua che non mi piace neanche questo, ok, e direi done, vediamo un po' il risultato finale,
mi dovrebbe fare una cosa abbastanza tranquilla, insomma, una cosa semplice, semplice. Ecco qua. Perfetto. E una volta fatto questo, andiamo giusto a croppare un altro po'. Vedete che qua in alto a sinistra c'è qualcosa che mi disturba un po'. Al 4 quinti andiamo a togliere leggermente qualcosa qua a sinistra. E magari anche qua a destra, quasi quasi. Sì, ecco qua. Perfetto. Voilà. E anche questo video è terminato. Spero vi sia piaciuto, che vi sia stato utile, che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Abbiamo visto effettivamente come in pochi click, grazie ai looks, oppure comunque in pochissimo tempo, con appunto una cognizione di quello che dobbiamo creare, una visione chiara di come vogliamo la fotografia, possiamo convertire in bianco e nero delle foto mediocri o renderle belle per i vostri profili social. Quindi, come sempre, vi chiedo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, mi raccomando, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!